Una corte di giustizia americana ha respinto il ricorso presentato dal Dipartimento contro la sospensione del bando agli ingressi negli Stati Uniti disposta dal presidente Donald Trump. Lo stesso Ticon americano in un messaggio su Twitter ha detto: "Non riesco a credere che un giudice possa mettere il nostro paese in tale pericolo. Se succede qualcosa, prendetevela con lui e con il sistema giudiziario." Un altro tweet del Ticon americano mette in evidenza che ha chiesto controlli molto accurati alle frontiere nonostante le difficoltà create dai tribunali. Dunque, prima battaglia vinta dalla giustizia americana, anche se Trump è deciso ad andare sino in fondo. La battaglia legale sembra davvero difficile che possa risolversi in tempi rapidi. Mimmo Siena, Speciale News. Si è svolta lunedì mattina a Foggia la prima riunione del nuovo consiglio provinciale, presieduta da Francesco Miglio. Tra i nuovi eletti c'è anche il segretario del locale Partito Democratico di Cerignola, Tommaso Sgarro. Nel presentare l'evento, lo stesso presidente Miglio ha messo in evidenza che è stato un anno difficile, il biennio, vista la riduzione delle risorse per tutte le province italiane. Dalla voluminosa debitoria ereditata dalle precedenti amministrazioni al ridimensionamento dell'ente, con oltre 300 unità lavorative che sono state destinate ad altre amministrazioni. Ma Miglio ha messo in evidenza che Foggia è stata l'unica fra le poche città ad aver rispettato il patto di stabilità. È una base dell'Italia che merita la collaborazione di tutti senza fare distinzioni. Al nuovo consiglio auguro di lavorare in armonia e con grande saggezza dal punto di vista politico ed istituzionale. Mimmo Siena, Speciale News. Eccoci qui dunque dal Palasport. Nando Di Leo, finita 70-62 per la Castellana 1, se ne confronti della terza forza del campionato. Il basket sceglie Gianluca Tredici, il capitano. Certo è che all'inizio non è stato proprio rose e fiori. Sì, abbiamo diciamo faticato all'inizio soprattutto a carburare dopo i primi 5 minuti. È stato diciamo lo specchio della nostra settimana difficile di allenamento. Abbiamo avuto un inserimento, Francesco, che comunque nonostante i soli due allenamenti ha fatto un'ottima partita. E poi la sfortuna che il nostro coach ha avuto febbre alta e quindi abbiamo fatto fatica ad allenarci con lui. Certo è che comunque siete riusciti a recuperare in una seconda parte di gara assolutamente adrenalinica. Concedi che non ha mai mostrato di voler mollare. Sì, nel momento in cui abbiamo capito qual è la nostra forza, ovvero quello di giocare insieme, di squadra, abbiamo subito iniziato dalla difesa e poi l'attacco è venuto di conseguenza. Abbiamo avuto una grande reazione, sono contentissimo della mia squadra. Senti, adesso poco tempo per riposare perché poi giovedì ci sarà un turno infrasettimanale di recupero. Sì, sì, vabbè, come questo campionato ormai ci ha abituato, partite ogni 2-3 giorni, ogni 2 settimane abbiamo questo recupero. E ora niente, dobbiamo pensare a giovedì, poi successivamente a domenica per continuare a vincere, per arrivare prima matematicamente prima possibile. La vittoria convincente contro Francavilla non è stato un caso isolato. La conferma per l'Olimpica Basket è arrivata anche dal convincente successo a Bari contro l'Adria per 90-43 nella nona giornata di ritorno della Serie C Silver di Basket. Sin da subito il quintetto biancazzurro con Moresi, Samoilovic e Buono, con l'innesto di Malpede e Mazzilli e Cipri a protezione della linea difensiva in alternanza, detta subito i tempi della gara e di pochi minuti ottengono il massimo vantaggio, 22-9. Di contro i Maresi non riescono a investire una reazione degna di questo nome. Troppe le assenze di peso e molti errori favoriscono il gioco di gialloblu Fantini, che all'intervallo lungo chiudono sulle 40-24. Con il risultato acquisito, coach Gesmondo mette in campo i giovani Torlontano e Di Noia, che non sfigurano e vanno al reparto fra gli applausi dei compagni e dei tifosi giunti in buon numero da Cerignola. Ancora un altro passo in avanti per l'Olimpica, sulla strada verso una salvezza meno tortuosa, ma l'importante sarà non abbassare la guardia. Già nella delicata sfida esterna, nell'infrasettimanale di giovedì ad Ostuni, vincente a Mola per 93-75. Mimmo Siena, Speciale News.
La Juventus ritorna a più 6 nei confronti della diretta inseguitrice per lo scudetto il Napoli. Nel posticipo serale della quarta di ritorno del campionato di Serie A, la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha vinto allo Stadium di Torino contro l'Inter per 1-0, grazie alla rete decisiva di Cuadrado al termine del primo tempo. Forcing nerazzurro, ma il risultato non cambia. Tra i più importanti eventi della giornata di domenica, da segnalare il colpo grosso della Sampdoria, che a San Siro batte il Milan con il punteggio di 1-0, grazie alla rete al 25esimo minuto del secondo tempo di Muriel. Una situazione che mette nei guai i rossoneri, che frenano la corsa Europa. Non è così per la Lazio, che all'Adriatico di Pescara batte gli abruzzesi con un tennistico 6-2 e grazie a una quaterna di Parolo, con le firme anche di Keita ed Immobile. E gli abruzzesi nel primo tempo erano arrivati al 2-2 provvisorio grazie a Benalì e Brugman. Per quanto riguarda la zona salvezza, importanti verdetti per Palermo e Sassuolo. I siciliani vincono 1-0 con il Crotone, identico punteggio anche per i romagnoli in trasferta a Marassi contro il Genoa. Due i pareggi, 1-1 in Empoli-Torino e senza reti Chievo-Verona-Udinese. Ottimo colpo dell'Atalanta, che batte il Cagliari per 2-0. Il turno si concluderà martedì sera con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina. Mimmo Siena, Speciale News.